Milano. È la stessa cosa, grosso modo, la parte. Però, ma poi, pian piano, non lo so, non potrebbe, diciamo, gli ortodossi, i cattolici, i cristiani, sì, e gli ortodossi che sono molto vicini a noi, tra le varie cose, pian piano formare il tutt'uno, nel senso che i musulmani dicono sta sempre andando avanti, ma se ci mettessimo insieme, parlo del cristianesimo chiaramente, sì, perché queste divisioni? Capisco i tempi, perché c'è stato Roma, quello, quell'altro, tante cose che hanno diviso, ma al giorno d'oggi che significato ha? Se fossimo tutti uniti, visto che i valori più importanti sono poi condivisi, fondamentali, gli uni e gli altri hanno delle piccole differenze, se vogliamo, e sarebbe opportuno, secondo me, l'unione fa la forza, cioè se tu hai lo stesso credo così, perché devi fare qualcosa di diverso quell'altro? Stiamo su un fondamento unico che è il Vangelo, appunto. Adesso ce ne sono per tagliare la parte. Intanto è arrivato il proiettore, ma io rispondo. Grazie. Sì, abbiamo iniziato con le domande aperte. Ah, va bene, allora. Abbiamo approfittato. Ok, va bene. Dal cavo di un po'. Ah no, c'è. Grazie. Allora, intanto rispondo già. Perché sento, per esempio, delle comunità come Sant'Egidio, insieme cattolici naturalmente, che fanno molte cose in comunione con gli evangelici, peraltro, cioè un'apertura un po' più, perché saremo sempre più numerosi. Allora, la domanda è sul una cosa che si chiama ecumenismo, la esatto, sua, l'ha già sentito, forse non tutti l'hanno già sentito questa parola. Se stiamo parlando, mi pare di capire la domanda, all'interno del cristianesimo, non di tutte le religioni, perché altrimenti no, si chiamerebbe irenismo. Ecco, quello che metto insieme tutte le religioni, no, non è possibile, sono esperienze molto diverse. Si chiamerebbe irenismo, ma non sarebbe una cosa molto no, buona. All'interno del cristianesimo, mi pare di capire la sua domanda. Non mi faccio veramente ai buddisti piuttosto che ai musulmani. Quello all'interno del cristianesimo si chiama ecumenismo. Lei mi chiedeva perché non è possibile. C'è un movimento che cerca di trovare i punti comuni, ce ne sono tanti, no? Del cristianesimo. La ritualità è diversa perché le esperienze storiche sono diverse. I punti in comune, beh, sono la Trinità, Dio uno in tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo, Gesù Cristo è Dio fattosi uomo, la parola di Dio è rivelata nelle Sacre Scritture, che il parola di Dio e Sacre Scritture sono due cose diverse, ma la parola di Dio si rivela poi la scritta nelle Sacre Scritture, anche se poi ci sono dei canoni, cioè degli elenchi ufficiali delle scritture che sono diverse già per la Chiesa evangelica, sono le Chiese cattoliche sono 73 libri, per le Chiese evangeliche sono 66, perché 7 libri dell'Antico Testamento non sono riconosciuti come ufficiali, si dice canonici, e quindi già si cambia il numero dell'Antico, del Nuovo sono tutti 27. E poi naturalmente la nascita virginale di Gesù, sì, questo anche, poi questo è riconosciuto. Scusi, la nascita? La nascita di Gesù è una donna, sì, anche se poi è meno messo in luce dal protestantesimo, però c'è riconosciuto, insomma. E naturalmente la paradiso e inferno, purgatorio no, perché è esclusivamente un dogma, una verità di fede della Chiesa Cattolica. Quindi Chiesa Cattolica, quello che non ha, per esempio, non hanno le altre chiese, per esempio il purgatorio. Purgatorio no, o c'è paradiso o c'è inferno, sia per la chiesa ortodossa, chiese evangeliche, mentre nel cattolicesimo c'è anche il purgatorio. L'Immacolata Concezione, questo è un dogma cattolico, che è stato tra l'altro molto recente, ortodossi, no? Riguarda la Madonna, non riguarda Gesù, cioè la Madonna è stata concepita senza il peccato originale, no? Assunzione di Maria in cielo, c'è
qualche cosa simile nella Chiesa ortodossa, si chiama Dormizione di Maria, che in realtà il vero nome è Miriam, che vuol dire signora in ebraico, nella sua lingua, ma poi è stato tutto tradotto, cioè è veramente una cosa complessa. Impossibile. Lo stesso titolo, nome Madonna, è un titolo latino che non c'entra niente, cioè sono anche le Madonne nel Medioevo, cioè le donne, cioè le signora, no? Mea Domina, mia signora. Il nome suo originale è Miriam, vabbè, questo è un aspetto. Quello che cerca di vedere, sì, ci sono delle preghiere ecumeniche che cercano di puntare solo sulle cose comuni, in quanto il rito no, sarebbe bello, certo, ma no, la storia è molto, molto complessa. Sono stati tre divisioni, che sono stati tre scismi, cioè divisioni che sono scismi, no? Prima lo scisma d'Oriente, nel 1054, si sono le chiese ortodosse, sono andate a chiese ortodosse, l'autore di questa divisione è il patriarca Michele Cerulario, patriarca di Costantinopoli, che vuole assumere il rito bizantino, che si divide praticamente a metà strada tra Cristo e noi, nel 1050, metà, per mille anni la chiesa è stata unita. Poi 500 anni dopo, a tre quarti di strada tra Cristo e noi, nel 1517 abbiamo un secondo scisma, lo scisma di Martin Lutero, l'autore Martin Lutero, che era un monaco agostiniano e voleva riformare la chiesa perché vedeva diversi abusi, e lui la sua intenzione non era spaccare la chiesa, no? Anzi lui era fiducioso che il Papa l'avrebbe ascoltato, avrebbe accolto, cosa che poi è successa, però non l'ha poi ascoltato queste cose. E poi, solo 17 anni dopo, 1534, un terzo scisma, che è lo scisma anglicano. In questo caso, l'autore dello scisma è il re Enrico VIII. E la causa delle tre è quella un po' più frivola, perché la prima era un discorso politico, voleva assumere il rito bizantino nelle chiese. Il secondo, a me sembra il motivo più serio, cioè quello di riformare i diversi abusi che c'erano, ecco, adesso vado molto più veloce. Il terzo invece è una questione proprio di tradimento coniugale, no? Enrico VIII voleva sposare Anna Bolena, divorziare dalla moglie Caterina d'Aragona, ha chiesto al Papa di approvare questa cosa che poi non è stata, e lui per ripicca si è portato via un pezzo di chiesa, che è la chiesa ancora oggi, sovrana in questo caso la regina d'Inghilterra, è capo della chiesa anglicana pro forma, perché in realtà poi tutte le funzioni ecclesiastiche lo ha il primato di Canterbury, che è vescovo anglicano, in anglicanismo hanno i vescovi sposati. In questo caso è cambiato da un paio d'anni, prima era Roman, adesso c'è la primata di Canterbury. Ma anche gli ortodossi? Ecco, allora, i preti ortodossi sì, hanno il matrimonio, tranne quelli che hanno intenzione di arrivare all'episcopato. I vescovi ortodossi non sono sposati, i preti sì. Sono circa gli ortodossi, nell'universo cattolico, 400 milioni. Universo evangelico delle chiese che vengono dalla Riforma protestante nel 1517 sono circa 700 milioni e abbiamo più di 5.000 chiese diverse che vengono dalla Riforma. La più grande in assoluto è la chiesa battista, poi abbiamo la chiesa pentecostale, la chiesa metodista e poi si va avanti fino a chiese che hanno pochissimi fedeli, ma sono... E poi abbiamo la Chiesa Cattolica per il rimanente, la miliardo praticamente di fedeli, quindi 400 milioni, 700 milioni e 1 miliardo 100 milioni di Chiesa Cattolica che segue la successione apostolica da questi dritta, da questi rami che poi sono separati, che segue quella dritta, no? dei 266 papi. E poi ci sono stati anche una ventina di antipapi, cioè quelli che nonostante fosse in carica un papa si opponevano, dicevano no, io sono antipapa, non ce ne sono più stati da diversi secoli e quindi segue la linea apostolica. Quindi poi c'è tutto, sarebbe da dire tantissimo, però stando alla domanda che era stata fatta, se è possibile un rito comunitario. Qualche volta, in casi molto particolari, raramente, dipende da dove, vengono fatti dei riti ecumenici, cioè che mettono d'accordo un po' tutti. La più grande comunità ecumenica alla quale io
sono molto legato effettivamente, ci sono stato tante volte, la comunità ecumenica di Tézé è in Francia, in Borgogna, e lì è stata fondata da un evangelico che è Roger Schutz, che sì, era lui figlio di una praticamente di un pastore calvinista, e lui viene da questa esperienza, ma ha sempre fatto dell'ecumenismo il suo baluardo, no? Nella comunità di Tézé tutti si ritrovano, sia moltissimi giovani ma anche degli adulti, per queste preghiere comuni dove tutti si ritrovano a casa. C'è anche una cappella ortodossa sotto, è una cosa molto particolare perché la chiesa stessa è tutta moquette, ci si mette giù con dei panchetti, oppure proprio le persone che non possono stare, ci sono delle gradinate, ma è molto suggestiva, molto particolare. Frère Roger, lui pur venendo da questa esperienza, partecipava sempre mi ricordo fin dai primissimi tempi, quando andavo io ho iniziato ad andarci quando avevo 16 anni, e lui si metteva anche dal lato dove c'è l'icona della Madonna, che è la parte più cattolica, no? E lui si fermava anche quando c'era l'Eucaristia per i cattolici, mentre moltissimi frère poi se ne andavano a fine della preghiera, lui rimaneva lo stesso lì. E anche in moltissimi anni recenti lui aveva avuto l'autorizzazione di ricevere l'Eucaristia, pur essendo di esperienza evangelica, cioè l'unico. E lo stesso fatto che un evangelico abbia voluto una comunità monastica, perché gli evangelici, cioè il protestantismo non conosce la vita monastica viene dal ramo storico e poi continua nell'ortodossia, ci sono i monaci ortodossi, i monaci cattolici, ma i monaci evangelici protestanti esistono soltanto nella comunità di Tézé, perché adesso moltissimi frères, così sono chiamati in francese, sono cattolici, ma ci sono anche quelli storici nell'origine che sono evangelici. È una cosa particolare perché un protestante non conosce il monachesimo, no? Eppure loro fanno questi voti di povertà e obbedienza, vivono una vita monastica in questa comunità ecumenica. Forse l'unico posto dove ci sono preghiere ecumeniche è Tézé, che abitualmente, sempre stabili, mattina, mezzogiorno e sera, veramente con una marea di giovani adulti che partecipano, che frequentano una settimana lì. Comunità di Bose non mi risulta, sono comunità. Come non la conosco abbastanza, quindi, ma la più grande è Tézé. Per quanto riguarda il resto, no, sì, sarebbe bello, perché Gesù stesso, no, che poi lui ha voluto la Chiesa, alla fine, era fondata su Pietro, ma l'autore è Gesù, che appunto voleva una Chiesa unita, no? Padre, che tutti siano uno come noi siamo uno, no? Con la U maiuscola, no? La Trinità, mentre purtroppo questo è andato avanti per mille anni, questa unità. Ma poi ci sono state queste divisioni e sono, so, in futuro, ma parlo abbastanza insanabili, no? Perché la Chiesa evangelica, l'universo delle Chiese evangeliche, poi veramente si potrebbe andare avanti a parlare per degli anni, non riconosceranno mai, non so, alcuni dogmi cattolici o l'autorità di un pontefice, no? I dogmi, possiamo chiamare così le basi del protestantesimo di Lutero sono solo la fede salva, quindi sola, senza poi mediatori o ministri di cui, sola scrittura, quindi non esiste la tradizione. La tradizione che cos'è? Sono le cose credute ma non vengono dalla Sacra Scrittura. So, l'assunzione di Maria al cielo è un dogma di fede, ma non c'è da nessuna parte nelle Sacre Scritture. Nei Vangeli, nelle lettere, non c'è. Questa è tradizione. Quindi, no? Mentre il protestantesimo c'è solo ciò che è scritto, solo la scrittura. Se non c'è scritto, non è la verità di fede. Dove è scritto questo? Mentre è tipico del cattolicesimo. Il cattolicesimo è molto vicino alle icole, le reliquie. Le reliquie, per esempio, no? Cioè, addirittura c'è stato un mercimonio delle reliquie, cosa che contestava anche Lutero. C'è reliquie dappertutto, no? C'erano più reliquie della croce, ad esempio, che per farne addirittura 50, 100, si diceva, no? Tutte, tocca la reliquia, ottieni la reliquia, ottieni una grazia, ecco, anche qui il discorso del purgatorio, no? E poi è stato fatto ci sono state fatte delle
degli abusi anche su questo che poi sono passati. Si era molto, cioè, anche allontanato per le indulgenze che venivano fatte pagare sì. Tempi. Ancora oggi si dice, che viene da quello, ma non è più così chiaramente, lucrare indulgenza, da lucro denaro. Ovviamente oggi non si lucra più col denaro indulgenza, ma nella Chiesa Cattolica con delle prescrizioni che sono recita del Padre Nostro, del Credo, confessione sacramentale e preghiera secondo l'indicazione del Papa, per ottenere per se stessi o per i propri cari un accorciamento del purgatorio. Questo non esiste né nell'ortodossia né anche nel protestantesimo. Una persona, una volta che aderisce a Cristo, è salva, vivendo, e va nel paradiso, non è che gli sta in una cosa intermedia, mentre per la Chiesa, adesso non sto a discutere i dogmi, però per la Chiesa Cattolica è giustificato dal fatto che c'è Giuda Maccabeo nell'Antico Testamento che prega per i defunti. Quindi perché pregare per un defunto? Tanto è già in paradiso, o Dio non voglia, l'inferno, non c'è niente da fare. No? Quindi se uno prega per i defunti si presuppone che sono ancora lì in uno stato intermedio. Questo è da una parte, questa è la giustificazione del cattolicesimo, dal protestantesimo no, Cristo salva, e quindi se uno aderisce a Cristo al paradiso, punto, senza stare in stati intermedi. Quindi qui non stiamo a discutere il dogma, le persone sono libere di credere a quello che vogliono in base a una tradizione, sono motivate, non è così a casarci un purgatorio, eh? Ma da questo nascono un sacco di cose anche di politiche, no? Cioè anche di tradizione. Tocco l'indulgenza, l'indulgenza o la reliquia, quasi tutte le chiese hanno la reliquia, anzi tutte le chiese cattoliche, tutte, hanno qui nell'altare un cassettino cementato con una reliquia, tutte. Nell'altare maggiore di tutte le chiese cattoliche c'è una reliquia incastonata dentro l'altare maggiore. E addirittura c'è una biblioteca, emeroteca delle reliquie che arriva dal Vaticano per mandare pezzi di... delle reliquie, insomma, ecco. Rispettosamente, non so di chi, però c'è molto forte questa cosa, cosa che non esiste nelle chiese evangeliche. Nelle chiese ortodosse sì, ci sono reliquie dei padri della chiesa, alcune cose sì, ma nelle chiese evangeliche ad esempio non c'è questa cosa, sono state sfrondate di queste, e poi ha creato anche delle paure, se io non ho l'indulgenza a pregare, vado a pregare per chissà dove sarà il Papa, mamma, papà, no, sono salvi. Io però adesso non voglio sbilanciarmi da una parte o dall'altra, ognuno è libero, certamente, sono rispettabilissime tutte e due queste, sono visioni però molto diverse, alle volte insanabili, dal quale nascono un sacco di tradizioni, che se c'è la processione per chiedere l'intercessione, che io rispetto certamente della Madonna, dei Santi, splendido, va bene, la Chiesa evangelica rispondono, adesso io non cerco di non parteggiare per nessuno di loro, che non c'è bisogno di nessuna intercessione. Cioè, certo, uno può anche pregare i Santi, la Madonna, certamente, e vengono onorati anche, addirittura c'è l'unico santo, perché questo lo so perché anche perché porto il nome di Giorgio, è l'unico santo che viene venerato anche dalle Chiese evangeliche, no? Che è il patrono d'Inghilterra, anche l'anglicanesimo, anche il protestantesimo. I santi sono degli esempi, d'accordo, la Madonna certamente fondamentale, importantissima, no? Però le viene data un'importanza grandissima soprattutto nel cattolicesimo, è chiamata corredentrice addirittura, no? Mentre nel protestantesimo il redentore, cioè il redentore vuol dire colui che paga un riscatto, una volta il redentore era colui che pagava un riscatto per liberare gli schiavi e li redimeva, no? Del redentore, da quello viene. Perché viene chiamato Redentore? No, è importante certamente la figura di Maria, ma insomma, poi naturalmente si entra negli abusi tante volte, ma questo non nei dogmi ufficiali, no? C'è gente che dà più importanza addirittura alla Madonna che a Gesù Cristo, addirittura, no? Che la vede dappertutto, qui entriamo nei fenomeni però di... possiamo farlo? Anzi, abbiamo già accennato delle cose di... religiosità ipomaniaca, lì entriamo nel fanatismo religioso, che l'altro non onora neanche la persona di Maria stessa, perché quindi i fenomeni di ho visto la Madonna qui, là, appare qui, appare là, dai messaggi tutti i giorni,
insomma, anche questo sulla chiesa, la stessa Chiesa Cattolica è molto prudente su questa cosa, perché entriamo nella religiosità popolare di tipo maniacale nel certe volte. Comunque, certo, è una donna importante, ma è una figura, la figura fondamentale del cristianesimo è Cristo, no? Cioè non sono i santi, non sono la Madonna. Nella Chiesa Cattolica invece sono messe insieme queste figure quasi allo stesso livello, praticamente allo stesso livello, no? I santi, la Madonna, eccetera. Vai, poi qui, senti, potrei andare avanti a parlare delle ore, ma io stando alla domanda, la domanda era quella, e la domanda è possibile? Sì, esistono delle comunità, la più grande Tesee, ma riti ecumenici abituali no, non ce ne sono. Ognuno, purtroppo, permettetemi di aggiungere, perché Cristo non voleva una cosa del genere, voleva una Chiesa unita, lo stesso era il fondatore, ma purtroppo no, o uno va nella Chiesa Cattolica e ha la messa cattolica, o uno va alla, c'è la messa ortodossa anche qui a Milano, c'è, che dura 3 ore, tutta in piedi, e onorare queste persone che hanno tanta fede. Se voi andate là, l'ex San Carlo al Corso, il Corso Europa, la mattina della domenica ci sono moltissime donne con il velo, sono donne ortodosse che lavorano qui, ucraine. Beh, la chiesa poi si dividono in una chiesa greco ortodossa, rumena ortodossa secondo i patriarcati, russa ortodossa, ucraina, eccetera. Molte sono, queste signore qua sono dall'Ucraina, poi sono anche gli uomini, Ucraina, Russia, per un'altra c'è vicino a Via Dante. Dura 3 ore, nelle chiese ortodosse, di rito russo ortodosso, non esistono panche, sono sempre in piedi davanti, in piedi. Sempre in piedi, ci sono, la cosa più importante è una chiesa ortodossa, anche greco ortodossa in questo caso, sono le icone, mentre il punto più importante è una chiesa cattolica, il tabernacolo, dove è presente l'Eucaristia consacrata, e da 7 secoli dopo Cristo è l'abitudine mettere un lumino rosso per dire che lì c'è l'Eucaristia consacrata. Il punto più importante è una chiesa evangelica, ci diciamo tutte e tre, è il leggio dove si proclama la parola con la P maiuscola, no? Non direi, no? Non so, cioè questo. Poi anche lì ci sono divisioni, cioè distinzioni ancora di più. Purtroppo i secoli sono tanti, le culture, gli uomini sono tanti, i popoli sono tanti, e quindi diventa una cosa molto. E bisognerebbe appunto puntare sull'ecumenismo, non sulla ancora la divisione ulteriore, perché se vogliamo già ci sono divisioni, e poi andiamo ad aggiungere movimenti particolari che sono buoni, sì, alcuni sono spinti a livelli estremi, dove dire noi siamo quelli di serie A, voi siete quelli di serie B. Da, non crea unità questa cosa, secondo me. Quindi bisognerebbe. Va bene, allora l'angolino che abbiamo fatto di oggi della domanda libera, lo facciamo ancora, però vedete se vi parto a parlare che. Ma no, anche la domanda era molto. Cioè, ho cercato di sintetizzare, perché più di così cosa si può dire? 5 minuti sull'ecumenismo. La domanda è era impossibile avere dei riti abitualmente ecumenici, vale per tutti, qua a Milano, non so, no. No, non è possibile, cioè, non c'è, sarebbe possibile se ci fosse un'intesa, cioè, esistono anche nella diocesi anche di Milano l'ufficio per l'ecumenismo, certo, sono cose così, alla fine non esiste che io vado in un culto Milano cristiano che vada per tutti, questo non esiste, esistono dei momenti di preghiera, degli incontri con le altre chiese cristiane, ma l'unico posto, a meno che io sappia sicuramente, dove posso andare a un culto ecumenico veramente, abitualmente tutti i giorni, addirittura mattina, mezzogiorno e sera, io sì, credo che sia Tesee, sì, la comunità di Tesee in Francia, è questo, insomma, che poi si è molto cattolicizzata in un certo senso, però ha l'origine veramente fondata da una persona illuminata, che viene dal protestantesimo, che non, appunto non sarà mai fatto santo come qualcuno diceva quando è morto, purtroppo in maniera molto tragica, perché è stato assassinato da una psicopatica in chiesa la notte della preghiera della sera del 14 agosto 2005, quindi ha 90 anni, quindi Dio permette anche queste cose misteriosamente, purtroppo è successo, io ero stato l'ultima volta a Pasqua del 2005, sono stato una quarantina di volte,
e purtroppo lui in agosto è stato durante queste, tutti accoltellato proprio da questa, da questa pazza, vabbè, umena, ma potrebbe essere di ovunque, ma non c'entra, sì. Che lui è morto subito, non credo, spero non abbia sofferto tanto, ma ha 90 anni tra l'altro. E quindi uno si chiede, l'intra è un mistero del male, ma è possibile che una persona così santa, illuminata, dice, purtroppo, certo che Dio l'ha sempre saputo, come sarebbe purtroppo finita la sua vita e noi siamo andati sempre là ed è successo, meno male che non è successo quando c'ero io. Avrei spaccato in testa quel panchetti che usano per la preghiera questa donna qua e magari sarei in galera anch'io. Meno male che non c'è, ero stato in aprile, quindi. Vabbè, allora, quindi. Ma lei invece è già libera adesso. Pare. È già uscita da questa sua prima traduzione. Quindi, ma senza un motivo no, che motivo c'è di accoltellare un monaco novantenne praticamente è santo? Pazza. È pazza, cioè, per pazzia. Pomeriggio si è andata a comprare il coltello a Cluny, che è la più grande città più vicina, e poi ha fatto quello che ha fatto, cioè, purtroppo. E dicevo perché qualcuno ha detto durante i funerali, sempre ecumenici, santo subito, questo è tipico della. È una frase cattolica questa, no? Nessun protestante direbbe mai santo subito. La persona è santa nel momento in cui vive, cerca di vivere il Vangelo sulla terra, però in cielo. Ma comunque una canonizzazione di tipo cattolico, perché è il cattolicesimo che fa i santi. E anche, i santi esistono anche nell'ortodossia, ma non vengono più, anche questa è un'altra caratteristica, non vengono più creati nuovi santi continuamente, sono quelli storici, ma santi praticamente quasi ogni anno, è tipico del cattolicesimo, è un aspetto, uno può, non è che ce n'è bene né male, è così, sono prese ad esempio certe persone in particolare che hanno fatto determinate cose, mentre vede, sono visioni diverse, però poi comunque c'è questa unità delle cose credute che ho detto prima. Come si fanno a sanare queste cose? Non è possibile, non ci sarà secondo me più, mai più una chiesa unita totalmente di questo, cioè, punto, perché uno è convinto che bisogna, sono tutte e due cose buone, dare ad esempio quest'uomo, questa donna, santo, che poi può essere pregata all'onore degli altari, prima è venerabile, poi è beata, e poi servo di Dio, venerabile, beato e santo. Come è possibile benissimo non fare nessuno di tutto questo? Io mi rivolgo direttamente al Signore che è morto e risorto per noi e posso chiedere un'intercessione di un santo della Madonna, che non c'è niente di male, ma non c'è niente nel male anche rivolgersi direttamente a Gesù Cristo, perché non è da meno, non bisogna esagerare da una parte o dall'altra. Non è che Dio non mi ascolta se io ho bisogno di una. È infatti l'unico modo in cui in italiano si coniuga la parola avvocato al femminile è riferito alla Madonna. Si dice una donna avvocato, non si dice un'avvocata. L'avvocata è la Madonna. Ecco perché ora che il fatto che uno abbia bisogno di un avvocato per rivolgersi a Dio, lo lascio giù dal vostro giudizio, vabbè, uno a parte la propria tradizione, c'è chi pensa che sia benissimo rivolgere al Signore, sono tutti figli di Dio, lui ascolta, e c'è chi invece si sente più rassicurato a parlare con una mamma che dice guarda, puoi fare qualcosa per questi. Su questo non cerco di essere obiettivo, insomma. Vabbè, però ecco. Dunque, adesso dovremmo far vedere un po' le slides. Però vabbè, abbiamo fatto una bella conversazione, perché sempre le slides, magari l'altra volta abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, sa che ce li abbiamo anche adesso, quindi non riesco a far partire il proiettore. Questo è perché non ho messo la. Ecco, me l'hanno dato senza la presa di corrente, stupendo. Ah no, è qua. Va bene, sono un po' naif qui all'omnipresenza, non c'è l'adattatore. Non possiamo neanche usare questo punto.
possiamo usarlo. Cos'è che manca? La tastatura. Ah, sì, possiamo usarlo. Bisogna provare altre strade, anche questo fa parte di l'altro argomento successo, no? Uno dei segreti del successo è cercare altre alternative alle cose, no? Così mi blocco, prova altre cose.